l'Indonesia, il quarto paese più popoloso al mondo e il paese più popoloso a maggioranza musulmana. 250 milioni di abitanti sparsi su 7.000 isole. In questo viaggio ne visiteremo due, Giava e Bali, partendo da qui, Yogyakarta, la capitale culturale dell'Indonesia. Eccoci qua, troviamo Yogyakarta, l'antica capitale di Giava, e da qui inizia il nostro viaggio attraverso l'isola di Giava che ci porterà fino poi all'arrivo a Bali tra due settimane. Questo qui è il Malioboro, il centro della città. Nonostante l'Indonesia sia una repubblica, Yoga è ancora sede del sultano, che qui svolge funzione di sindaco locale. Proprio dal suo palazzo iniziamo la visita della città. Siamo al palazzo del sultano e il sultano c'è ancora, il sultano vive anche qui, però purtroppo non si può visitare la sua casa, quindi diciamo che tenteremo del resto. Giardino. Sta di sfamarci, ci fa subito incontrare con la cucina indonesiana, nonostante all'inizio siamo un po' preoccupati da alcuni ingredienti, come questi pipistrelli. Primo posto, da quando siamo arrivati, 50 centesimi. Buona. Incuriositi decidiamo di approfondire l'argomento. In ostello incontriamo Tina e Joanna, che si offrono di farci da guida, in giro per la città con i loro motorini, a scoprire i piaceri della cucina locale. Vogliamo sto preparando la salsa di noccioline per l'insalata che mangeremo a breve. Cosa stai mangiando? This is chicken skin. Cow. Cow skin. Okay. Good. Go for it. Come on. You look good anyway. Il giorno successivo è dedicato alla visita dei patrimoni dell'UNESCO, quale il tempio buddista di Borobudur e quello induista di Prambanan. Nella visita veniamo spesso fermati da persone locali che ci chiedono di fare una chiacchierata in inglese o semplicemente una foto assieme. A dire il vero, la cosa si fa sentire un po' come delle piccole celebrità locali. Thank you.
sito archeologico di Premappa. Uno degli highlights del Yogyakarta è il tempio induista più antico dell'Indore. Nell'ultimo giorno a Yogya ci dedichiamo alla visita delle campagne circostanti, dove la vita sembra ruotare attorno alla coltivazione del riso. Eccoci qua, qua che non si sa dove, però stiamo facendo il cycling tour. Pedalando in giro per la campagna, assistiamo alle varie fasi della coltivazione del riso, quali la aratura, la raccolta, la sgranatura e la pulitura. Valentina riesce anche a far mostra delle sue doti da bergamasca, fabbricando mattoni col fango locale. Vedete? La nostra vita in campagna è la lessicatura del riso. Con questa macchina che viene utilizzata. Lasciamo Yogya e ci dirigiamo a est verso il vulcano Bromo. Lungo la strada facciamo uno stop a solo, a visitare il palazzo del principe locale. Qui una simpatica guida è preoccupata che, essendo italiani, siamo venuti a riprenderci mamme di Carrara che ornano l'area delle danze. Poi, mostrandoci i giardini del palazzo, ci confida il suo sogno di sposare un giorno il figlio dell'attuale principe, che riusciamo a intravedere a girarsi per il palazzo. Siamo venuti a vedere l'alba vicino al vulcano Bromo, che è quello con il fumo e fa veramente freddo. Bromo, un vulcano, anzi tre vulcani all'interno di un vulcano ancora più grande. Lo spettacolo, visto dall'alba, è mozzafiato. So, and this is like a sacred place for the Indus. Yeah. Mountain, sacred mountain. Ragazzi, a Bromo il vulcano che vedevamo prima e fa più freddo. Nella parte est di Giava, prima di passare domani a attraversare a Bali. Siamo in una piantagione di caffè, gomma e cacao e stiamo andando a vedere il processo di trasformazione, in particolare della gomma. Processo di estrazione della gomma. Numero 1. Incidere l'albero della gomma con un coltellino ed estrarre il lattice bianco all'interno delle apposite vaschette. Numero 2. Il liquido estratto viene filtrato e mescolato ad acqua ed acidi in ampie vasche.
Numero 3. Inserire nelle vasche dei pannelli di metallo in modo da dividere in comparti stagni. Numero 4. Il giorno successivo, rimuovere le lastre di metallo ed estrarre i panetti di gomma che durante la notte si è solidificata. Numero 5. Inserire i panetti di gomma in un forno e farli essiccare. Numero 6. Comprimere e imballare le sagome di gomma estratte dal forno. Abbiamo lasciato già e stiamo andando a fare. Grazie.